Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come trasmettere il segnale RSSI della FA6 nell'USD di Betaflight. L'RSSI indica la forza del segnale radio e conoscere questo valore è fondamentale per evitare di allontanarci troppo col nostro quad e andare in failsafe. Per iniziare è necessario che la nostra radio abbia il custom firmware aggiornato alla versione 1.7.5 o superiore. Per le procedure di aggiornamento potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra. Ci servirà anche un ricevitore iBus compatibile. Tutti i modelli dell'X6B vanno bene e sono in grado di trasmettere il segnale RSSI. Per quanto riguarda gli A6B, le ultime versioni in commercio riescono a trasmettere il segnale RSSI senza problemi, mentre per le prime versioni è necessario aggiornare il firmware. Per capire se la vostra IA6B è compatibile, basta collegarla alla radio. Se in questo punto viene mostrato un valore in decibel, allora la ricevente è pronta. Se invece non viene mostrato nessun valore, dovete fare l'aggiornamento firmware della ricevente. Per aggiornare il firmware della IA6B, potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra. Passiamo alla configurazione della radio. Teniamo premuto il tasto OK fino a quando non compare il menu. Poi andiamo in Function Setup. Scendiamo verso il basso fino a trovare Aux Channel, quindi premiamo OK. Premiamo ancora OK fino ad arrivare al primo canale libero, nel mio caso il 9. Premiamo Up fino a trovare SNR. Una volta visualizzato SNR, premiamo a lungo Cancel per salvare. Le configurazioni nella FA6 sono concluse, possiamo avviare Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in configurazione. Scendiamo verso il basso e assicuriamoci che qui OSD sia attivato. Andiamo sul Receiver. In Function Setup abbiamo associato il valore SNR al canale numero 9. In Betaflight il canale numero 9 corrisponde all'AUX 5. Infatti l'AUX 5 è il nono canale di questa lista. Quindi non ci rimane altro che selezionare qui in RSSI Channel l'AUX corrispondente al canale della radio, nel nostro caso l'AUX 5. Possiamo salvare. Per concludere andiamo in USD e assicuriamoci che RSSI sia attivato. Quindi salviamo e usciamo. Questo era il mio tutorial su come visualizzare il segnale RSSI della FA6 nell'USD di Betaflight. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.